ambiente e protezione civile. Questi i temi dell'ultimo Consiglio Comunale di Rossano Calabro. L'assise civica ha a lungo discusso sulla discarica di Bucita, luogo che da tempo richiede che sia fatta chiarezza anche e soprattutto per la sicurezza ambientale di chi risiede nelle vicinanze. Nel Consiglio Comunale odierno ci siamo occupati di ambiente e di volontariato. Di ambiente perché a Rossano insiste una grossa discarica in località Bucita e ci sarà un grosso finanziamento da parte della Regione Calabria per riammodernare questa discarica. Sarà importante perché sarà un modo per migliorare la qualità della vita dei cittadini che abitano in questa zona e dell'ambiente in generale. E poi ci siamo occupati di volontariato, finalmente inserendo, dando attuazione a quello che è una previsione normativa, ovvero regolamentare la protezione civile che vedrà impegnati donne e uomini sul territorio a servizio e a supporto del benessere dei cittadini in situazioni non solo di emergenza, ma ci auguriamo anche in situazioni piacevoli, ludiche, come per esempio nella prossima estate potranno essere utilizzati anche in situazioni di particolare gioia e festa per la nostra comunità. Abbiamo dato il via al progetto definitivo del revamping, che per noi è un'opportunità, un investimento che la Regione Calabria mette a disposizione di 18 milioni di euro. È un progetto che vogliamo portare avanti, è un progetto che teniamo in maniera particolare perché potrebbe portare utile all'intera città e all'intero territorio. L'ammodernamento, quindi l'ampliamento dell'impianto con tutte le efficienze e l'efficacia che ne derivano. Abbiamo cercato ancora una volta di coinvolgere una minoranza che in parte ha capito e in parte no, e quindi la divisione su questa questione francamente mi spiace, perché non c'è una parte contro un'altra su questioni di questo tipo. Quindi abbiamo un interlocutore regionale che vuole ammodernare un impianto. Per la nostra parte non potevamo che ribadire che per noi la tranquillità delle popolazioni del contesto in cui è l'impianto, ma dell'intero territorio, noi vogliamo, i cittadini vogliono sapere se la caratterizzazione dirà che è tutto in ordine, come ovviamente tutti noi speriamo, quindi bastava solo mettere una prescrizione.